Sì. Senti maestro, quella fessura, diciamo, quel segno che abbiamo in mezzo alla fronte, nell'osso del cranio, può essere identificato col terzo occhio? Identificato? Con il terzo occhio, con l'apertura del terzo occhio. C'è stata molta mitologia e leggenda sul terzo occhio, nonché letteratura, che ha sviluppato un mondo di idee non tutte molto coerenti. Comunque la sede di un chakra in mezzo alla... Il terzo occhio è certamente una, un chakra, una energia, una possibilità di consapevolezza e di acquisizione che non tutti hanno, ma certamente non si ottiene facendo determinate manovre o frequentando determinati individui, come molti sostengono che verrà loro aperto il terzo occhio. Quindi la localizzazione, come tu ben sai, dei chakra è così più o meno virtuale, nel senso di identificare in vicinanza di certi organi fisici i vari chakra, ma l'apertura, ma il terzo occhio sono particolari conquiste personali dell'individuo per quella e altre vite precedenti. Non c'è bisogno che voi cercate la localizzazione del terzo occhio, voi dovete cercare di poter capire che cosa vi darebbe e che cosa vi dà il terzo occhio, non certo la veggenza, non certo la possibilità di aiutare gli altri e da questi trarre prestigio. Il terzo occhio serve, come prima ho detto, come la veggenza, per capire chi siete, cosa volete e perché siete qui. Posso fare una domanda? Sì. Voi dite che l'uomo, appena comincia a incarnarsi come tale, comincia a costituire la coscienza, inizia la vera vita di coscienza. Ma allora perché l'uomo fisicamente è così simile agli animali superiori? L'uomo è simile all'animale superiore perché l'animale superiore è simile all'uomo, cioè degli individui che hanno una coscienza devono avere determinati sensori, determinati sensi, determinate posizioni, determinati arti, determinati mezzi per estendere, allargare questa coscienza, che l'animale superiore in un certo modo allarga, anche se coscienza non ha, perché sono individui che fanno un processo di avanzata, sia pure di gruppo, ma molto vicino alla sensibilità, ai sentimenti degli esseri umani. Sì, però a me sembra, maestro, che per esempio tra il corpo di un vegetale e il corpo di un minerale, e tra il corpo di un vegetale e il corpo di un animale, ci sia molta differenza. Com'è che la stessa differenza non si nota tra il corpo di un animale e il corpo di un uomo? Intanto sono più vicini. Tu sai bene che dall'animale si passa all'umano, all'essere sì. umano, e quindi sono situazioni più avanzate. Come del resto tu sai bene, sei uno scrittore, hai scritto il dizionario, rileggi un po' i sensori, le sensazioni, la capacità di coscienza che hanno gli animali, che hanno i vegetali, che hanno i minerali. Lo sai bene, sì. che sono strade per acquisire, sempre strade molto graduate, direi. Sì. Ecco, ma quello che non riuscivo a capire è che anche il mondo vegetale è contiguo a quello minerale, eppure tra il corpo di un minerale e il corpo di un vegetale c'è un abisso. Un abisso che vuoi vedere tu? Per quale ragione? Tu ti potresti benissimo immedesimare in un vegetale. Voi in questa epoca moderna e civile avete dimenticato la vostra possibilità primordiale di uomini primitivi
che sapevate benissimo identificarvi in un vegetale o in un minerale, perché eravate più autentici, più genuini. E come avveniva? Avveniva attraverso una consapevolezza. Non c'era una comunicazione, c'era una coscienza che si travasava nell'animale o nel vegetale, cosa che andate perdendo. Ma questo non era sintomo di una maggiore evoluzione dell'uomo primitivo nei nostri riguardi? Sotto certo aspetto hai ragione. Erano uomini più avanzati. Voi avete avanzato con la tecnologia, ma non certo con la capacità telepatica o con la capacità sensoria degli uomini di allora. Se perché ne abbiamo meno necessità. Prego. Forse perché siamo più distratti. Forse? Perché siamo distratti. Più? Distratti. Ma la vostra civiltà non è che vi distrae. La vostra civiltà vi porta al benessere. Quindi non avete problemi di sopravvivenza. Vivete affogando nell'agiatezza. E quindi la distrazione viene dal troppo benessere e dal troppo consumismo che avete. Pensate a una catastrofe, a un'epidemia, come sareste meno distratti. Diciamo anche meno necessità, cioè sicuramente allora. Ma certamente, perché la sovrastruttura calerebbe, certo, non andreste a cercare un vestito particolare, ma cercherete di coprirvi per il freddo e basta. Maestro, volevo chiedere, quali sottopiani vibrano quando si soffre? Tu usi un vocabolario che non si comprende nel nostro mondo, evidentemente è frutto delle tue letture. Quali sottopiani vibrano nel momento che si soffre? Sì, quali densità di materia? Non certamente lo spirito soffre, come ben sai. Ma per esempio il corpo astrale? Ma certamente, il corpo astrale. E che differenza c'è per esempio tra la vibrazione per dolore del corpo astrale e la vibrazione per dolore del corpo mentale? Il corpo mentale è anche astrale su un certo aspetto, perché quando una persona soffre dal punto di vista mentale viene subentrata la psiche e quindi un fatto astrale. Quindi allora vibrano in concomitanza, certamente, insieme. Certo, non ho capito. Che cosa intendete voi per incarnazione biologica? Quella umana? La biologia non si riferisce unicamente agli esseri umani, si riferisce anche agli animali, la biologia. Sì. Ora, questa espressione, incarnazione biologica, non so dove l'hai letta e cosa vuoi sapere, se è un'espressione esatta o meno. Non mi ricordo dove l'ho letta, qui ho soltanto la domanda che mi ero appuntato. Un'incarnazione biologica può essere benissimo interpretata come un'incarnazione umana, di Dio su umano. Voi cari, scusate, se avete domande di un certo peso, non perché queste siano meno importanti, ma forse non a tutti può interessare le domande del buon italiano che si sbizzarisce sui vari sottopiani. Fatele per favore, ma siano domande di interesse generale. Se guardandosi dentro con sguardo fisico si vede a un certo momento una certa luce, dall'azzurro al verde, è una cosa mentale? Oppure... Assolutamente, tutto è mentale. Le vostre visioni, le vostre visualizzazioni, non quelle utili dal punto di vista evolutivo, ma tutto quanto l'umanità sta continuando a vedere,
tra i colori, le vibrazioni, i suoni e le varie visioni sono tutte creazioni della mente. Fate attenzione, ci sono sì casi particolari di vere visioni, ma sono tanto rare. Quindi volete vedere un colore, volete vedere una luce, volete vedere un'effusione intorno al vostro corpo, tutto potete fare e sono e creazioni della vostra mente e particolari fenomeni di pura fisica. Eppure per esempio fenomeni come l'aura esistono. Ma non sono fenomeni. Cioè sono aspetti. Realtà sì. Fisiche o sottili di voi che viene vista e recepita da qualcuno. Voi avete l'aura, ma non è che potete vederla ognuno sull'altro. Occorrono particolari doti e anche sotto un certo aspetto un particolare allenamento. Ma vedere l'aura non significa nulla. Perché quando avete identificato l'aura, avete identificato i colori, avete identificato gli stati d'animo di quel momento o la salute, non cambia nulla. Ripeto, fate che queste qualità o che questi doni servano non per vedere la vostra aura, ma per capire chi siete. Voi potete non vedere la vostra aura perché è soggettivamente più difficile, ma voi dovete concentrarvi su quello che voi siete e non sulle aure degli altri. Negli altri dovreste non guardare l'aura o sperare di vederla, negli altri dovreste cercare di vedere l'anima per potervi identificare in quell'anima, per poterla capire anche se distante anni luce da voi. Quella è la vera veggenza, è la vera identificazione. Si può dire, maestro, che il capolinea di tutto ciò che voi dite, della medianità, del conosci te stesso e poi è uno solo e dell'amore? Non è il capolinea, è l'unica chiave che conduce alla gioia e alla vera crescita. Quindi non è capolinea. Non si può neanche partire, non è alla fine di una corsa, è l'inizio di una corsa, di qualsiasi corsa, di qualsiasi viaggio interiore, di qualsiasi processo evolutivo, solo l'amore potrà condurvi per la strada migliore e al raggiungimento migliore. Senti maestro, queste iniziazioni che adesso fanno e che va tanto di moda di captare questa energia universale attraverso il Reiki, così chiamato da noi, è una cosa che effettivamente ha il suo riscontro, è reale? Esiste certamente, ma particolarmente serve molto per chi riesce a acculturarsi in quel senso e poi guadagnare quanto vuole. Tutti voi siete campi energetici, tutti voi potete, diciamo, trasmettere e ricevere energia, tutti voi potete fare questo, ma queste iniziazioni, come le chiami tu, sono un mezzo come un altro per far ingrassare i furbacchioni che sanno impadronirsene e chiedere fiore e fiore di milioni per i vari livelli. Quindi anche la possibilità di energizzare, di dare energia, di dare guarigione, passa per la strada e per il mezzo di cui abbiamo parlato poc'anzi, l'amore. Perciò non spendete il vostro denaro in queste specializzazioni, spendetelo meglio, aiutando chi fosse non è in grado di vivere bene come voi. Posso chiedere sull'amore? Dunque, quando il caso io ami in amore, non lo so, perché adesso bisognerebbe anche valutare che tipo di amore, che cosa.
di una donna che è sposata e ha figli magari, e quindi c'è un marito, c'è un'altra persona che potrebbe soffrire nel caso venisse a sapere la cosa. E io che devo fare a questo punto? Pur amando questa persona, di certo di amore, che bisognerebbe ben capire che cosa è, devo ritrarmi, devo insistere, che devo fare? Io sarei portato ad insistere, cioè secondo quello che io sento in quel momento. Oppure se anche l'altra persona è innamorata di te? Questo non mi pare che capita adesso, però è una domanda di prima elementare, sì, mio caro. Ma io faccio la prima, però. Sì. Mio caro, se tu metti il caso che sia un caso tuo personale, senti questa spinta o senti questo amore, ecco, in questo caso è il caso proprio di dire, ecco, tu sollevi e inizi un bellissimo karma per te, fallo, affronta questo amore, assumiti la responsabilità di dividere una famiglia, puoi ottenere tutto se vuoi, anche la donna, con i figli o senza i figli, sono scelte vostre personali che potete fare, ma tutto ciò può avvenire solo nel caso che si tratti di amore. Ora, facilmente fra voi umani è difficile che si trovi amore. Ci sono interessi in comune, ci sono attrazioni fisiche, ci sono tanti bisogni da colmare o tanta solitudine da riempire. Voi con le vostre azioni dovete essere responsabili di ciò che create e del dolore che date. Quindi, se fate soffrire gli altri, dovrete assumerne le responsabilità e non pagare il pedaggio o essere condannati a pagarlo. Voi stessi creerete un mondo che non vi dà gioia, non vi dà pace, pensando di aver sottratto, di aver fatto del male a delle creature. Se voi riuscite a non far soffrire le creature con queste vostre scelte, perché no? Potete benissimo accettare, ma se c'è la sofferenza... Ma la responsabilità però non è tutta da imputare, per esempio, del dottor Giancarlo, perché se una compagna tradisce il marito oppure si innamora di un altro uomo, evidentemente quel marito non gli dà sufficienza l'affetto che desidera, lo cerca in Giancarlo. Ma si è parlato prima della missione della madre, mi pare, è stata fatta una domanda di questo genere. Questa madre con chi dividerà i figli? Con un nuovo uomo? Ma voi stessi avete parlato in altra sede della famiglia del futuro, ma... Della famiglia del futuro, in cui noi... Io non ho mai parlato, cioè, della famiglia del futuro. Il discorso dei figli, una madre se non è più innamorata del marito, ma si innamora del fratello Giancarlo, ciò non toglie che tolga l'affetto ai figli. Non toglie l'affetto ai figli. I figli sono abituati con un padre e dovranno abituarsi con un altro padre. Ma l'equilibrio per far abituare questi figli con un altro padre o senza padre ricade su di voi, cioè siete voi responsabilizzati, senza fare missione della vostra vita di madre, di dare a questi figli quanto loro spetta, o la figura di un padre, o la figura di nessun padre, o di un altro padre. Ma siete voi. Nel caso in cui la figura di un non padre viene forzata, noi che cosa possiamo fare? Viene forzata nel senso che non esiste. Che non esiste questo. Non c'è problema, non c'è nessun problema. Allora come non c'è problema per una creatura che non ha il padre perché è forzato a non averlo, credo che non ci sia problema in una situazione in cui una madre si innamora del fratello Giancarlo e naturalmente non toglie né l'affetto ai figli e l'affetto del padre rimane comunque ai figli. Ma tu non conosci le liti, le diatribe che avvengono tra genitori
e fra mariti e mogli che si lasciano e che ci sono in mezzo. Beh, scusa se mi permetto di controbattere, perché questo è un concetto prettamente cattolico. Cioè della religione cattolica, no? Che uno deve, è sposato con un individuo perché se ci stanno i figli, allora uno deve rimanere con questo individuo anche se non è più innamorato. Questa è una concezione prettamente cattolica. Ma io non ho mai detto questo. Io non ho mai detto. Ogni qualvolta si è parlato, non in questa sede, dei figli e dei mariti o delle mogli, ho detto che ognuno deve seguire la sua strada e assumersi le sue responsabilità. Quindi non esiste né cattolicesimo, né islamismo, né ebraismo, né altre religioni. Esiste il concetto del senso della responsabilità di una madre con i propri figli quando decide di cambiare compagno, come esiste responsabilità di un uomo che non certamente viene così per caso a innamorarsi di una donna, ma va a cercarla, oppure la donna va a cercare l'uomo. Sono responsabilità che voi vi assumete. Io non ho detto che bisogna fare questo o quello, dico siate responsabili delle vostre scelte e dovete portarle a fondo fino all'ultimo, sia nella fedeltà dell'uomo che avete scelto, oppure sia nei confronti dei figli. Ognuno deve svolgere il proprio ruolo di moglie, di compagna, di madre, di padre, con senso di responsabilità. Non ho mai parlato di educazione cattolica, non è il mondo mio, il mondo dello spirito non è cattolico, ricordalo. E al di là di ogni religione. E al di là di ogni religione. Scusa maestro, ecco, tu prima hai parlato della responsabilità della donna amata nei riguardi dei propri figli. Ma questa donna amata, se decide di lasciare il proprio compagno che tuttavia la ama, non commette, non si scrive, diciamo, un karma doloroso per aver abbandonato un uomo che lei non ama più, ma che tuttavia continua ad amarlo? Karma doloroso in che senso? Perché fa soffrire una persona, sì. Ma voi create karma doloroso appena uscite di casa, dal vostro portone di casa. Perché? Perché non siete mai permeati di tale consapevolezza, lucidità, bontà, disponibilità, per cui le vostre invettive, le vostre reazioni sono karmi dolorosi che create, ma è chiaro. Non occorre arrivare a questi paradossi della donna innamorata, eccetera. Quindi, sempre con questa spada di Damocle del karma doloroso, voi non fate altro che nevrotizzare una situazione che vivete costantemente. Non esiste karma doloroso o non karma doloroso. Contravvenire delle regole, spesso, sono regole o della vostra religione, o della vostra società, o della vostra nazione, o della vostra cultura. Quindi siate voi coerenti nella vostra destrutturazione, fino a che punto siete legati a queste convenzioni, a questi pregiudizi, a questa religione. Quindi lasciate perdere questo benedetto karma e vivete la vostra vita in piena lucidità, con piena consapevolezza, con onestà, con correttezza, con grande conoscenza di voi stessi e dei vostri sentimenti. Scusa maestro, tu prima hai detto che non hai mai parlato della famiglia del futuro. Presso altre medianità hanno parlato della famiglia del futuro come una famiglia, un luogo affettivo dove si possono raccogliere tutte le persone che a vari titoli si amano. Tu non sei d'accordo con questo concetto? Bravo, hai nominato bene, hai detto bene, è un concetto. Questo discorso, fatto anche da un'entità, può essere una veggenza o meno di questa entità. Ma voi vi immaginate che il nostro mondo dello spirito abbia la possibilità di vedere il futuro proiettato per milioni di secoli in avanti, o perlomeno fino all'estinzione della Terra?
siete un po' illusi sotto questo aspetto. Vi assicuro che non è così. Ad ogni modo, questo concetto, appunto, di questa entità è un suo concetto, e ogni entità vi esprimerà altri o variazioni di questo concetto sulla famiglia di futuro. Ma a voi tutto sommato non può interessare, nel senso che dovrete toccare con mano questa famiglia del futuro se vorrete tornare in terra, e quindi un'anticipazione su come sarà conformata non credo che sia molto importante. Vi basta avanza quanto è avvenuto con la vostra famiglia e quello che avete fatto della vostra. Maestro, scusa, tu hai percezione di aver vissuto dei piani di esistenza, di viverne uno, di doverne vivere altri? È una domanda un po' complicata, nel senso che non riesci ad esprimere veramente ciò che senti. Cioè? Stati d'animo, stati di coscienza, sì, questo stati sì. Di coscienza, questo sì. E tu colleghi i tuoi stati di coscienza con degli stati di esistenza? E la coscienza è esistenza in un certo momento, perché uno stato di coscienza ti pone subito nella condizione di vivere e di esistere in quel senso, che del resto non si può prolungare con un linguaggio umano per far comprendere o per riuscire io stesso a decodificare tale linguaggio. E tu senti che stai per accedere a stati di coscienza successivi, più ampi, oppure no? Ma questa è la vostra fissazione perenne, stati successivi. La vita è evoluzione. Non vi sognate minimamente di fermarvi o di sostare o di cristallizzarvi più che tanto. Se la vostra vita da incarnato è un continuo evolversi, è un continuo dinamismo, come potete pensare che il nostro mondo sia statico, sia cristallizzato o non si ampli come voi dite? È tutto questione di livelli evolutivi, perché naturalmente ci si amplia a seconda di come si è. Di come, scusa? Di come si è. Sì. Quindi allora, scusami, tu hai percezione di un tuo futuro evolutivo? Sarebbe una presunzione avere la percezione del mio futuro evolutivo. Il mio futuro evolutivo è infinito, e quindi non mi pongo un limite o una quantità o una gradualità. Ecco, quindi allora tu senti che il tuo futuro evolutivo non troverà mai un confine? Assolutamente. Senti di doverti reincarnare? Non certo su questa vostra terra. Ma le tue precedenti incarnazioni, se ci sono state, sono state su altri pianeti? L'hai già chiesto. E di ciò non posso parlare. Ah, ok. Scusa, ma tu parli di evoluzione continua. Ma, cioè, evoluzione continua pur nonostante subendo delle fusioni quasi individui, no? Questo è un discorso che viene fatto in varie occasioni per quanto riguarda le fusioni, ed è un discorso molto serio, molto valido, e potrebbe anche servire di esempio a voi tutto sommato, riferendomi a questa famiglia del futuro di cui avete parlato poc'anzi. Cosa significa fusione? Anche al vostro livello significa unione di spiriti e di corpi, cioè amore che circola. Benissimo. Per quanto riguarda la fusione, come dici tu, con altri esseri o raggruppamenti, come ti pare, questo è un discorso che può valere fino a un certo livello, nel senso che
la individualità della creatura non incarnata è sì una fusione con altri, ma rimane sempre un essere, un'entità. La fusione voi la interpretate come un riunirsi con gli altri, ma voi vi riunirete con altri, ma sarete sempre voi, comunque. Mantenendo sempre la propria individualità, praticamente. Esatto, perché c'è un arricchimento, non un impoverimento. Se voi diventaste gli altri, sareste impoveriti, mentre siete gli altri e siete voi. Scusa maestro, l'unione dei corpi fisici è l'atto d'amore che culmina con l'orgasmo. Potresti tu dirci l'orgasmo che quale situazione spirituale simboleggia nel piano fisico? Senza tema di scandalizzarvi per quanto possa percepire l'orgasmo fisico, vi posso dire che è una grossa esperienza mistica e quindi un'unione con Dio e con voi stessi nella parte divina di voi.